Buongiorno e benvenuti in questa Flores in pillole. Dovrebbe essere la numero 32. Ogni tanto mi perdo i conti. Allora, aspettiamo che vi colleghiate. Sì, siamo in diretta. Allora, oggi partiamo con due informazioni. La prima è un'informazione tecnica legata a quello che è il gruppo. Una cosa importante. Allora, non per, mettiamola così, modifiche. Buongiorno, vediamo chi è il più veloce oggi. Dicevo, non per quello che è per quello che è una mia modifica, ma all'interno del gruppo, in questo momento, modifiche che ha fatto purtroppo Facebook, non riesco a catalogare gli argomenti, cioè non riesco a scrivere argomento. Buongiorno Maria Assunta, buongiorno Marilena, buongiorno Filomena, vediamo che altro c'è. Ok, allora, quindi dicevo, all'interno del gruppo, nella sezione argomenti c'è una modifica che non dipende da me. Con l'ultimo aggiornamento di Facebook si sono perse una parte di quelle che erano le tracce degli argomenti che avevamo indicato. Buongiorno Emanuela. Quindi, cosa vi consiglio? Da oggi in poi, per avere traccia di tutto quello che stiamo facendo e per mettere così a disposizione anche degli altri, quando pubblichiamo una ricetta, quando pubblichiamo qualsiasi cosa, è importante inserire il cancelletto, quindi l'hashtag, e aggiungere dopo l'argomento. Se pubblichiamo una ricetta col pollo, mettiamo l'hashtag col pollo o con le verdure. Solo così in questo momento possiamo rintracciare tutte le ricette. Aiutate me a rintracciare le vostre ricette e vederle, ma aiutate anche, ciao Maria, aiutate anche tutti gli altri che in questo momento entrano nel gruppo e possono cercare solo così. Solo così possono praticamente avere una visione di quello che è completato il gruppo. Non è colpa mia, ma se vedete sulla destra sono spariti tutti gli argomenti. Facebook, purtroppo, la settimana scorsa ha fatto un aggiornamento. E questo è una cosa essenziale per la buona funzionalità e l'efficacia di questo gruppo, perché sia appunto un supporto per tutti. Allora, questa Flores in pillole, diciamo che dovrebbe essere, credo, a 32. Sì, vi parlerò di un argomento in particolare. Allora, per quanto riguarda quello che sto mangiando oggi, non dipende da me, perché ieri sera, come avete visto, abbiamo fatto tardi perché ieri c'era la conferenza, l'evento in sinergia con Lions, quindi abbiamo fatto la parte della mia conferenza dove anche, mettiamola così, è stato molto bello. Ci siamo ritrovati, abbiamo parlato di alimentazione e inoltre in tantissime persone hanno aderito e acquistato quello che è il libricino che abbiamo creato per l'evento, che praticamente il ricavato andrà in beneficenza per quelle che sono, abbiamo detto, le popolazioni colpite dal. Quelle che sono le popolazioni colpite dal terremoto. Quindi anche voi potete partecipare a questa cosa e se vi siete persi l'open day e i vari materiali, sappiate che c'è pronta, già che abbiamo stampato e già iniziato a consegnare ieri, ce ne sono ancora pochissime copie, la possibilità di avere questa copia. Ovviamente io non ricevo nulla perché il materiale che io do tendenzialmente fa parte del percorso come abbiamo fatto e questi 13 euro andranno ad essere direttamente dati in beneficenza, quindi non dipende da me questo, mettiamolo questo valore che abbiamo dato al materiale. Cosa importante, chi c'era ieri non ha solo il materiale, ha fatto cena con me e ha pure la copia firmata. Sì, quindi evento, quindi per chi fosse interessato a ricevere i libricini, mi raccomando, gli opuscoletti che vi ho appena detto, mi raccomando, ditemi sono interessata e quando verrete qui in studio potete ritirarli. Adesso passiamo a quello che è la nostra Flores in pillole. Allora, io oggi quindi velocemente ho
chiamato quello del bar, che mi ha portato da poco ed ho un branzino in crosta con una belga. Con l'insalata belga. Allora, di cosa volevo parlare oggi? Era un argomento che avevo pensato, è anche collegato a quello che, mettiamo così, c'era ieri nel menù della cena. Perché inconsciamente erano coordinate le due cose. Io ho parlato di quelle che sono le patate martedì e oggi volevo parlare di un tipo particolare delle patate. In particolare, Maria, sicuramente tu te ne ricorderai perché ne abbiamo parlato, della batata o patata americana. Cosa sono? Quelle patate di più che trovate viola, rosse, viola, arancioni. Sono tipiche di questa stagione. Buone, esattamente, mi ricordo che ne avevamo già parlato con te. Quindi la patata americana o la patata è diversa dalla patata. Nella stagione si trova da marzo-ottobre, quindi è iniziata adesso quella che è la stagione delle patate. Le chiamo così, così è più semplice differenziarle. Il sapore. Chiamola così, potrebbe richiamare quello che è la zucca per alcuni aspetti, quindi ha un sapore dolce che richiama un po' quello della zucca, ma le caratteristiche sono diverse da quello che è la vera e propria patata. Ecco perché oggi ve ne parlo. Ovviamente non è semplice trovarla dappertutto, perché ciao Mario, ciao Sara. Quelle bianche sembrano castagne, bravissime, ne abbiamo già assaggiate. Maria ha fatto una ricetta che c'è nel gruppo. Hanno dei gusti differenti che vanno dalle castagne alla zucca in base a quello che è il colore. Qual è la differenza? Allora, la patata è un tubero, classica, e appartiene alla famiglia delle solanacee. La patata non è un tubero, è una radice tuberosa. Qui cito anche Sabrina che tempo fa mi ha detto che ha assaggiato, ha fatto una ricetta col daikon, che sono degli altri, mettiamolo così, sono altre, sono anche lì, non sono dei tuberi, ma sono delle radici tuberose. Quindi il daikon, lo zenzero anche mi viene in mente, che più comunemente conosciamo, appartengono alla stessa famiglia. So che state già pensando, sì, ma tanto non si trova, da noi è difficile. In molti negozi, mettiamo lì così, biologici o i piccoli negozi di ortofrutta la trovate in questo periodo. Le sue proprietà, brava, come il sedano rapa. Non è come il sedano rapa, è la stessa famiglia però. Visto che Maria è sul pezzo, qual è la sostanziale differenza? Che quindi praticamente i tuberi, abbiamo detto, hanno una percentuale maggiore di amido, ma hanno semplicemente solo amido e non hanno fibre. Mentre la patata sì, dell'amido, ma una presenza maggiore di fibre. E dopo cambiano le caratteristiche in base alla colorazione. Il colore classico è richiamato e dà un effetto, mettiamolo così, è dato dalle vitamine e dalle proprietà che ci sono dentro e quindi sono antinfiammatorie e antiossidanti. Quindi sono ricche in flavonoidi, carotenoidi, che sono quelli che ci servono per abbronzarci. Sono ricchi quindi in beta carotene. Quindi vitamine e sali minerali che ci aiutano in questa stagione a fare le pulizie di stagione, a dare energia al nostro corpo
e allo stesso tempo ci aiutano anche a recuperare dalla stanchezza dell'inverno. Ecco perché ve ne parlo proprio in questa stagione. Non sono quindi proprio esattamente come le verdure, ma quasi possono essere paragonate. La differenza è inoltre che le patate, essendo delle solanacee, si devono mangiare solo cotte, mentre queste si riescono a mangiare anche non cotte. Lo so che sta dicendo, come? Quando le vogliamo, togliamo il pane. Allora, ho detto che Maria sta sul pezzo. È una radice tuberosa, non è una patata. Quindi ha meno carboidrati di quelli che ha la patata e quindi ma un pelino di più di quello che ha nelle verdure. Quindi è una via di mezzo. Un po' la stessa cosa avviene per quanto riguarda i piselli, mettiamolo così, e gli alimenti freschi. Sono una via di mezzo, non possiamo paragonarle ai legumi secchi, ma quelli ne parleremo in un altro incontro. Quindi la utilizziamo come contorno. Semplicemente facciamo attenzione a non mettere vicino, a bilanciarla bene, non mettere vicino degli alimenti, dei carboidrati. Quindi magari non mettere insieme il riso e il dentro la patata o la patata americana. Da associare più che altro a quello che è un secondo piatto, in modo da andarla a bilanciare. Cosa ci avevi fatto tu, Mariano? Che non mi ricordo. Tu avevi assaggiato le bianche, giusto? Mi sembra che fossero al forno, se ricordo bene. Esattamente. Quelle che erano introdotte nel menù ieri sera, infatti, erano delle patate fatte col pollo. Erano delle patate fatte, delle patate fatte al forno, così come si usano tendenzialmente fare le patate, semplicemente come contorno. E quindi davano un gusto, sono un po' più morbide, sono meno compatte e danno un gusto che qualcuno infatti diceva, ma sembra quasi una zucca. Quell'arancione ha quasi lo stesso gusto della zucca. Allora, diciamoci, dite intanto se avete delle domande. Le conoscevate già voi? E se le conoscevate, come le avete assaggiate? Da crude o da cotte? Ci servono tantissimo per colorare i nostri piatti. Qualcuno le usa anche come zuppe. Allora, quindi, ma il daikon che ho menzionato, oltre Sabrina, che sicuramente so che conosce, voi lo conoscevate? È praticamente una radice bianca che va sul bianco. Mi sa di no. Nessuno risponde. Dice, che cos'è il daikon? Ciao Concetta, benvenuta. Adesso prendo spunto dal fatto che voglio provare quella viola. Ok. Prendo spunto dal fatto che siamo legati alla stagionalità e molto spesso mi dice: ma dottoressa, mangio sempre le stesse verdure e altro.
E quindi proprio per quello vi sto citando delle verdure che sono un po' meno conosciute, gli ortaggi un po' meno conosciuti, così iniziamo a spaziare, proprio perché adesso possiamo sperimentare ed assaggiare, perché come vi dicevo prima, la stagione è ora, è adesso. Come anche, mettiamole così, ci sono anche le carote colorate. Le carote non sono solo arancioni. Ci sono anche quelle viola e Sara. Ci sono anche quelle gialle. Sara aveva fatto già una ricetta con le carote viola. Non sono così semplici da trovare. Perché parlo di colori? Perché quando parliamo di colori significa che stiamo introducendo in base al colore delle vitamine differenti. Io solitamente quello che consiglio è di variare all'interno della settimana. Quindi, se tendenzialmente introduciamo delle verdure verdi, facciamo in modo di introdurre del di tanto in tanto dell'arancione, del viola, del bianco. Il modo da bere direttamente, diciamo così, da coprire quelli che sono i fabbisogni nutrizionali, perché se no dopo, con l'andare del tempo, il nostro corpo si abitua ad avere delle carenze, si abitua e iniziamo ad avere delle carenze. Quindi, anche chi magari dice oh mio Dio, è dolce la patata o problemi di glicemia, può prendere in considerazione quello che dicevamo, la patata americana. Magari mescolare con i legumi per fare hamburger colorati. Visto? Ma tu l'avevi fatto così l'hamburger viola? Eri tu che hai fatto l'hamburger di legumi viola? Maria è spettacolare con la creatività e questa non è la prova. In 2 secondi ha già pensato a 2 ricette. Quindi vi conviene stare nelle mie dirette con la barbabietola. Vi conviene stare all'interno delle mie dirette perché in 2 secondi avete scoperto 2 nuove ricette che potete fare e per colorare i vostri piatti. Molto buono oggi questo. È un brandino in crosta, quindi sopra c'è del pan grattato, c'è del prezzemolo, ma non solo. Ci sono del finocchietto, l'aglio non lo sento. Ho il dubbio se ci sia anche delle scorzette di qualcosa. C'è limone arancia perché è aromatizzato. Allora, io ho quasi finito il mio pranzo, quindi tra un po' ci sarà Lilia che ha il suo controllo, il nostro incontro. Tra un po' sentite il campanello. Oggi tutte silenziose. Cosa state facendo? Lavate i piatti? Mentre la vostra doc fa il pranzo, visto che sono quasi le 2, voi mi sa che vi state dedicando ad altro. Concetta lo so che mi dice ogni tanto che l'aiuto. Le faccio compagnia mentre lavo i piatti, vero? O stai prendendo il caffè? Quindi, domande ancora sulla patata, le patate americane? Di solito il filetto di branzino lo faccio al forno con sopra le patate sottili oppure le zucchine. Magari la prossima volta le metto le patate rosse. Wow, bravo! Bravissima! E considerate che si trovano perché
Maria l'ha già trovata e le aveva provate ad assaggiare da una sua amica, quindi il caffè per poco, visto che avevo ragione, le aveva già trovate. Quindi sono molto comuni. Quindi iniziamo a sperimentare e giocare con quelle che sono le capacità, le caratteristiche degli alimenti e i colori, perché ci permettono di vivacizzare il piatto. Nonostante questa giornata un po' così nuvolosa, possiamo anche, anzi, dobbiamo colorare i nostri piatti così l'umore migliora. Ma la prossima diretta mi viene il dubbio. 25 martedì. Aiutatemi voi a ricordarlo. La diretta del martedì è giorno di festa. Voi pensavate perché fosse il giorno di festa che non ci fosse la diretta, e invece no. Il 25 aprile, ora che mi è venuto in mente, ora ci penso. Ora ci penso. Ah, in verità è diverso. Ecco, il 25 aprile, chi si prenota per la Flores in pillole del 25 aprile? Quale domanda? A quale domanda dovrei rispondo? Non fai una gita fuori porta? Vabbè, dovessi fare la gita, come faccio tutti gli altri giorni, faccio comunque la diretta. Ho preso appuntamento con voi. Abbiamo detto tutti i martedì e tutti i venerdì. Infatti sto elaborando, cercando di capire. Non so ancora cosa farò il 25. Ma sto pensando cosa posso organizzare per quanto riguarda il pranzo per rendere utile la diretta fuori casa. Allora, quindi, voi dove andrete di bello questo weekend? Siete già al mare? Siete al mare, rimarrete a casa, andrete in vacanza. Dove andrete di bello? E direi che il mio mese di aprile è stato abbastanza movimentato. Non sono riuscita ad incastrare ancora nulla, ma non è detto. Allora, comunque, io vi ricordo sempre che il mio calendario degli appuntamenti è il martedì rispondo alle vostre domande. Secondo me, Maria sta già pensando alla domanda per martedì. Dai, Maria, voglio vedere cosa ti... Sono curiosa di capire come gestire, che cos'è, cosa gestiamo, la gita fuori porta, martedì l'extra, lo sgarro, il dolcino, cosa mettiamo come domanda per martedì? Così la rendiamo utile per tutti. Ciao Milena. Lidia, ho detto che stava arrivando Lidia. Io ho finito il pranzo. Esattamente, il mio pranzo dura all'incirca mezz'ora. Allora, torniamo a noi. Appuntamenti settimanali. Quindi, il 25 aprile ci sarà comunque la mia diretta. Quindi appuntamento per la diretta del 25, dopodiché la prossima sarà venerdì.
Per quanto riguarda gli appuntamenti del mese di maggio, invece il prossimo appuntamento lo dico solo a voi. Il 7 vi aspetto tutti per la prossima camminata. No, il 7, giovedì 11 vi aspetto per la camminata, tutti insieme al pomeriggio. Il 25 non faccio nulla, mi preparo per la settimana che farò a Napoli il 3 maggio, speriamo bene. Allora, sappi che Napoli l'ha già superata in tantissime persone. La prima che ha raccontato la storia qualche giorno fa è stata Laura, che praticamente l'ho incontrata per la prima volta alla vigilia del suo incontro a Napoli. L'ultima, qualche diretta fa, credo 2 dirette fa, eravamo in collegamento sempre al Flores in Pillole, c'era Barbara e Michela a Napoli che erano in collegamento con noi, che stavano mangiando la pizza mentre noi facevamo la diretta. Quindi, Maria, non è un problema Napoli, anche perché camminerai tanto. Io adesso vi saluto, torno al lavoro e vi auguro buona giornata. Ciao!